Questo colore è perfetto per un'armatura. Ferma dove sei. I Tenakt non ammettono stranieri nelle terre dei clan. Sono qui col benestare del maresciallo Fashav. Non voglio problemi. Rossa come sangue. È la guerriera che ha sconfitto Grudda, il campione di Regalla. Non sta a noi fermarla. Puoi entrare, ma porta rispetto. Ti controlliamo. Lo terrò a mente. Eccomi a Cimaroccia. Cotallo mi sta aspettando. Ma forse prima darò un'occhiata in giro. A quanto pare, il suo odio per i Karja è più profondo della sua lealtà. Una lama affilata ai tuoi nemici. Ah, la straniera errante. Due volte. Vieni, facciamo qualche scambio. È una delle arrampicate migliori dell'in...
Basta che non vai ad ammazzare. Tutti quelli che conosco. Hai qualche consiglio da dare a una principiante? A quali parti del percorso ti conviene stare? Non è tanto il percorso che conta, quanto chi ti accompagna. Essere capace o ne pagherai le conseguenze. Rischi di non arrivare nemmeno alla fine. La tua lama sia luminosa. Sarà per la prossima, vero? Forse dopo vado ai terreni. Sì. Potremmo anche stabilire una cosa. Allora perché non rendiamo... È o non è la campionessa del... Davvero? Ma vuoi proprio niente? Cosa sta guardando? Sai dove trovarmi. Chi perde pulisce le latrine. Ci sto. L'altro giorno ti ho visto mentre ti allenavi nella fossa. Che bello. Straniera, questo è il momento giusto per comprare. Quello che hai fatto per la mia gente è noto in tutte le terre dei clan. Potrei anche accettare. Vorrei aiutarti come posso, riferendoti ciò che vedo e sento. Da queste parti non succede nulla senza che io lo sappia. Infatti, forse ci sarebbe una cosa. Vado ai terreni di casa. Dicono che sei brava a combattere, straniera. Certo. Chissà come te la caveresti contro Erai o uno dei nostri istruttori al bastione. Allora, perché non rendiamo credo le cose che mi difenderei bene. E che potrei Gara imparare qualcosa. Prende per primo una parole sagge. Passa da Erai se riesci. Pulisce le latrine. Forse lo farò. Ci sto. Ho sentito che hai un nuovo tatuaggio. Cosa hai fatto? Prima volta ho abbattuto un bastione. E com'è fatto? Questi glifi... Sono Kharja. Credo siano opera del maresciallo Fasciata. Un marchio davvero meritato. Questa valle è piena di ribelli di Regalla. Stando ai ricognitori, sono giorni che passano di qui con le macchine. Le cavalcano. Le trasportano o da alcune ne ricavano parti, soprattutto cannoni. Non sarà un percorso facile. Diamoci una mossa. Devo guidarti fino al bastione per parlare con Tecotte, per quanto possa servire.
Non così in fretta. Devi dirmi qualcosa di più. Che posto è questo? Cimarocha è nato come avamposto durante la guerra tra clan. Per sorvegliare il fondovalle e intanto proteggere l'ingresso. Per ora significa sorvegliare le truppe di Regalla. Se solo avessimo più soldati per fare di più. Per quanto possa servire, che cosa intendi? Il bastione è rimasto inviolato dalla nascita del clan. Lì dentro Tecotte si ritiene invulnerabile. Se non vuole obbedire agli ordini di Ekarro, una straniera e un maresciallo mutilato non cambieranno le cose. Il tuo capo non la pensa come te. Ed è l'unico motivo per cui sono ancora qui, a parlarne. Perché sei sicuro che Tecotte non ci ascolterà? Un serpente nella sua tana sente solo il suo sibilo. E dai, non sai dirmi altro. E Carro dice che eri con loro prima di diventare maresciallo. Devi dirmi tutto quello che sai. Tecotte è scaltro e vendicativo. Se aveva fegato, puntava al trono di Ekarro, ma invece ne brama il potere da dietro il suo bastione, prendendo tempo, mentre i suoi nemici si indeboliscono. Ti può bastare? Per ora. Perché le truppe di Regalla spostano macchine attraverso la valle? Lo stanno facendo in tutte le terre dei clan. I ribelli catturano le macchine, ma la loro capacità di controllarle è limitata. Quindi le radunano e nei loro accampamenti fanno qualcosa che rende il controllo permanente. Un override in due fasi. Io non capisco. E c'è di più. Pare che abbiano messo gli occhi su macchine più grandi. Non so quali. Speriamo che non facciano l'override su di loro. Perché il bastione è impenetrabile? È fatto di enormi massi. L'assalto frontale è inutile. Non è stato mai espugnato. Solo io posso farti entrare. Se non hai altre domande. Eri all'ambasciata. È così. Mi spiace per gli altri marescialli. Le loro morti non resteranno impunite. Stai ancora guarendo? Non guarirò mai. Ma questo non mi impedirà di spaccare qualche testa. Meno male che sei dalla mia parte. Allora, qual è il piano? Il bastione è a sud-ovest. Sicuramente incontreremo altre truppe di Regalla lungo la strada. Le potremmo affrontare o cercare di passare inosservati. Comunque, non sarà facile. Non lo è mai. Diamoci da fare. Vieni. Salve, campionessa. Come convincerai Tecotte a mandare i suoi sfidanti? Non lo farò. Andiamo. I Tenat rispettano una lama e la forza di chiunque la brandisca. A cos'altro serve una persona? Si gela con questa neve. Beh, per fortuna siamo entrambi forti. Speriamo di non doverlo dimostrare.
L'intera valle appartiene al clan del cielo. Sì, il clan l'ha difesa per generazioni. Da chi? Dagli altri clan Tenakt e dai Karja, tempo fa. Per una lezione di storia, parla con i cappellani. Quando hai lasciato il bosco, come sapevi che avrei aiutato Ikarro? Quando il capo vuole convincere qualcuno, ci riesce. Ribelli stanno depredando quella macchina. Uccidili o aggirali. Io ti seguo. Batti con onore! E la straniera, Aloy! Falli fuori! Si sta ancora spostando! Ti guadagnerò un pedacchio! Posso continuare? Non ti abbandonerò! Punto debole! Tipo d'armi! Ti cancellerò da queste terre! Dobbiamo raggiungere il bastione. Quei ribelli raccoglievano parti di macchine, forse per altri override. E Tecotte non fa niente? Perché dovrebbe, se ha il bastione? Sono cresciuto dietro il muro. Là è facile avere un falso senso di sicurezza. Ma
altri ribelli nel pianoro. Vai avanti tu. Siamo sotto attacco! Dovranno rispettarci! Siamo sotto attacco! Devo mangiare la polvere! Sono un'arma affilata e letale! Dategli supporto! Vendetta! Colpiscila di nuovo! Oh, no! Sì, so combattere anche... Uomo a terra! Straniera! Qua giù! Continuare. Nessuno può fermare la nostra missione. Senza munizioni non serve a morire. Non ti permetto di fermarti. Fermarti. Sono finiti. Andiamo. Spero che il sapore sia buono quanto l'aspetto. A Cimaroccia hai detto che i ribelli si muovono qui intorno da giorni. Quando Tecotte capirà di non avere scampo, l'intera valle sarà già invasa. Se non ci andasse di mezzo il resto del clan, festeggerei quel giorno. Per vederlo umiliato. Oh, beh, potremmo fargli cambiare idea. Eccolo là. Il bastione.
Dimmi quando sei pronta e ci annuncerò. Tu! Un maresciallo chiede udienza con il comandante! Non sapevo ce ne fossero ancora! Proteggiamo la via per la montagna? Dove ci troveranno le ali dei dieci? Bene, maresciallo! Vi mando l'ascensore! Una volta date cotte, lascia fare a me. Sì, vediamo come va. Rieccomi. Questa era casa tua. Tanto tempo fa. Andiamo. Concentrazione! Impegno! Potremmo anche combattere nella rana. Allora è deciso. Che abbiano qualche speranza contro l'indomato. No, per niente. Sentito, soldati? Per niente! Ecco Tallo. Perché accompagna una straniera? Una brutta ferita. Sangue dei dieci. Quella ferita. Maresciallo Cotallo. L'hanno presa bene. Una straniera e un maresciallo menomato. Che spettacolo. Mi ricorda la mia infanzia. Non so cosa sia stato peggio, tra l'essere emarginata o venire fissata con stupore. Preferirei essere emarginato. Siamo qui per Tecotte. Facci entrare. Torna il possente figlio del cielo. Lodi ai dieci. Il tuo capo ha chiesto l'invio immediato dei partecipanti al Kurrut. Volevamo accertarci che i tuoi non si fossero persi. Capisco. Regalla deve aver colpito duro se il capo deve inviare messaggeri simili. Lei ha sconfitto il campione di Regalla, Grudda, all'ambasciata. Una lotta onorevole. Ho impedito ai miei soldati di andare all'ambasciata. Così come ho deciso di non inviare sfidanti. Se combatteranno sarà qui, per proteggere le mura e il clan.
Quel muro non vi difenderà. Non dalle macchine che controlla Regalla. Sono già alle vostre porte. Cosa ne sai tu delle battaglie che il bastione ha superato? Del sangue che bagna la pietra. So che non è nato per fare da scudo a un codardo. Eri un grande guerriero un tempo. Ora non più. Dia e Carro, con il dovuto rispetto, che i nostri sfidanti rimarranno qui e resteremo tutti al sicuro dietro il bastione. Lo sapevo. Le parole sono inutili con lui. Dovremo ucciderlo. Sarà dura con queste guardie. Stai ascoltando? Resteremo al sicuro dietro al bastione, ha detto. Aspettami qui. Voglio guardare il muro più da vicino. Cosa? Perché? La neve sta coprendo tutto. Potrebbe essere meno solido di quanto creda Tecotte. Devo scendere alla base e controllare. La tua lama si è illuminata. Nare. Uccido soldati? Per niente! Vieni, scambia! Già ti arrendi, straniera? Non ci contare. Devo allontanarmi un po' dal muro per esaminarlo nel modo giusto. Così è tutto più facile. Va bene, esaminiamo questo muro. Bene, esaminiamo questo muro. Come pensavo, c'è qualcosa di metallico. Le rocce interferiscono troppo. Devo avvicinarmi. Ma come? Potrei arrampicarmi sul lato sinistro del muro, vicino alla cascata.
dell'acqua. Da dove viene? Dell'acqua scorre nel muro. Verso una cavità, forse. Basterà poco per smuovere queste rocce. E ora esaminiamo di nuovo il carro. Un nucleo d'energia. Potrei farlo saltare. Ma come? Beh, qui non posso fare altro. Meglio tornare da Cotallo. Un cuoco saprà come utilizzarla. Le guardie ti hanno vista sgambettare sul muro come un ratto. Per i dieci, cosa ti salta in mente? Tecotte ha detto che lui non invierà sfidanti finché il bastione li proteggerà, giusto? Non ricordarmelo. Allora, noi lo abbatteremo. Hai battuto la testa per caso? Sono seria. Ti dico che c'è un oggetto del mondo antico lì dentro e lo alimenta una batteria. La faccio esplodere se riesco a superare lo strato di roccia e metallo. Ammesso che sia vero, ci vorrebbe un cannone per farlo. Esatto. E hai detto che i ribelli nella valle li stavano staccando dalle macchine. Andiamo. No, non mi lascerò trascinare in questa follia. E Carro ti ha ordinato di aiutarmi. Vuoi opporti come quella merda arrogante lassù? Mi sembra un paragone ingiusto. Forse i ribelli si sono accampati a nord-est. E quindi? Li affronteremo tutti quanti da soli? L'idea è questa, sì. Beh, sei fuori di senno. Ma il coraggio non ti manca. Prima, con Tecotte, ho avuto l'impressione che non scorra buon sangue tra voi. È così. Se sopravvivremo al tuo piano, forse ti racconterò tutto. Ci conto.